Buongiorno, benvenuti a Omnibus, buongiorno e benvenuto a Gerardo Ciao, Greco, buongiorno. giornalista, ciao. Do il buongiorno e benvenuto alla professoressa Stefania Salmaso, epidemiologa, buongiorno. Buongiorno. Do il benvenuto e il buongiorno anche ad Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, buongiorno, buongiorno ed è buongiorno. Della formazione di Maurizio Lupi, Noi con l'Italia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Do anche il buongiorno e benvenuta a Concita De Gregorio, la vedo collegata, spero che abbiano già sistemato anche il collegamento audio. Ciao Concita, allora intanto... buongiorno. Ciao Concita, nota giornalista e volto della 7, sarà ancora più volto della 7 perché, come saprete, condurrà in onda estate a partire dalla fine di giugno e quindi in bocca al lupo da subito. E è anche in scena, Concita De Gregorio, ti faccio una presentazione ampia con tutto quanto, anche attiva con la sua un'esperienza teatrale, perché dal 19 giugno sarà in Campania con un suo testo, 5 invettive, 7 donne, giusto, 5 voci di donne della contemporaneità. Sì. Ecco, si intitola Un'ultima cosa e sono in Puglia perché stiamo riallestendo lo spettacolo. Siamo in prova e debuttiamo sabato al Napoli Teatro Festival. Si intitola Un'ultima cosa insieme ad Erika Mu. Insieme ad Erika Mu, la cantautrice. Grazie. Benissimo. Allora, noi naturalmente siamo ancora concentrati, ne parleremo, analizzeremo, approfondiremo, anche approfittando della presenza di un esponente del governo come Andrea Costa, della situazione che si è generata dopo il caso AstraZeneca e le decisioni che ha preso il governo di vietare, diciamo vietare è una parola troppo forte, la polemica è proprio su raccomandazioni, le parole abbiamo visto anche ieri, comunque sconsigliare però in modo perentorio che esatto. Venga utilizzato, no? Giusto, che venga utilizzato questo vaccino anche per le seconde dosi, quindi il mix di vaccini. Molte cose ancora da chiarire. Oggi sulla stampa c'è un'intervista al ministro Speranza che sottolinea diciamo, il lato positivo dell'Italia tornata bianca, dei numeri dei contagi, delle terapie intensive in calo e anche la possibile fine dell'emergenza a fine luglio, ma c'è però ancora molta confusione e ribellione, polemiche con le regioni. Allora vorrei partire da qui, prima con i nostri commentatori e poi così rivolgiamo le domande ad Andrea Costa e poi sentiremo la parte scientifica con Stefania Salmaso. Allora Gerardo, questo sta prendendo forma e però le resistenze delle regioni sono ancora forti. Sono fortissime. E sono anche diciamo sotto la superficie, nel senso non le vediamo integralmente. Se tu però in questo weekend, perché questa cosa è venuta fuori venerdì, no? Con la conferenza stampa di Speranza, con Figliuolo, eccetera, Locatelli, se tu sabato, domenica e ieri parlavi con i presidenti di regione, tutti i presidenti di regione ti dicevano è una follia. Io ho parlato ieri con D'Amato, che è l'assessore alla sanità del Lazio, cioè quello per il quale tu questa mattina ti vai a vaccinare. Nella io realtà... ho le rivelazioni. Nella realtà io l'ho fatto un mese fa con AstraZeneca. E ti devo dire la verità, me che ho meno di 60 anni, ancora per poco, ma ce li ho meno di 60 anni, andarmi a vaccinare con la seconda dose Pfizer mi comporta diciamo, un problema di tipo psicologico. Infatti mi sono messo a studiare e ho visto, noi oggi su Repubblica lo diciamo con un'intervista a Rasi, comunque il mix funziona. Certo, ci sono due studi, mi sembra uno inglese e uno spagnolo, su poche centinaia di casi. Dopodiché io mi fido integralmente, però dicono i presidenti di regione attenzione, perché comunque da un punto di vista psicologico noi abbiamo un problema di comunicazione enorme. Cioè qual è la cosa? Benissimo, facciamo la seconda dose eterologa, cioè facciamo il mix di vaccini, cambiamo vaccino per il richiamo. Però spieghiamolo, non basta una conferenza stampa con Figliuolo e Speranza, bisogna fare una campagna di informazione, ci sono un milione di persone nella mia situazione e a questo milione di persone secondo me bisogna parlare. Concita De Gregorio. Ma sì, sono molti molti mesi che parliamo della dimensione psicologica, a volte
irrisi per questo, no? Un po' presi in giro, ma la dimensione psicologica non si può disgiungere da quella fisica. La salute è un fatto, diciamo, che è la somma della salute fisica e di quella psicologica, e noi abbiamo visto in questo anno e anche qualcosa di più quanto la dimensione psicologica pesi sull'efficacia, per esempio, della campagna vaccinale. La prima ondata denigratoria di AstraZeneca dissuase tutte le persone anziane dall'andare a vaccinarsi. Milioni forse di persone anziane hanno rinunciato, e noi abbiamo combattuto, diciamo, in casa con i nostri nonni che dicevano: no, è pericoloso, l'ha detto la televisione, come dicono le persone anziane che considerano la televisione un oracolo, ancora come si usava quando c'era, diciamo, un solo canale. So che sapete di cosa parlo. Però adesso la dimensione psicologica è diventata centrale in questa campagna vaccinale, perché ognuno decide di andare o non andare a seconda della sua età percepita, del suo stato d'animo, delle convinzioni diciamo che si è formato, anche delle paure, anche delle fragilità. Quindi è diventato un fatto privato. Io penso soprattutto agli adolescenti. Io ho tre ragazzi in casa che si sono vaccinati, hanno fatto la prima dose di vaccini diversi e devono fare la seconda. E loro sono entusiasti di vaccinarsi, ma sono completamente in balia di una confusione informativa assoluta, per cui quello che ha fatto la prima dose di AstraZeneca e ha 23 anni ha deciso che farà la seconda, ma così, di sua iniziativa, perché vuole mantenere lo stesso marchio, diciamo. Quello che ha fatto Pfizer si sente più tranquillo, però non sa se deve tornare dalle vacanze, perché non sono ancora chiare le condizioni per cui puoi essere vaccinato in vacanza. Cioè, è diventato, voglio dire, è un po' come prendere una decisione sentimentale, ecco. E non, quindi è il piano razionale, personale. È il piano razionale che è un po' latita. Allora, mancano un po' delle linee guida, sì. E la comunicazione. Allora, intanto do il buongiorno e il benvenuto, era l'ospite ancora mancante, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno, grazie. E vado da sottosegretario Costa con questi due elementi. Allora, intanto ci sarà una campagna di comunicazione, una informazione migliore, diciamo, su questi punti, e però c'è anche un dato di sostanza, cioè che sono state prese delle decisioni proprio mentre l'EMA ribadiva che in realtà, quindi l'Agenzia Europea del Farmaco, ribadiva che in realtà non è cambiato niente sulle considerazioni, sui dati e sul pronunciamento dell'EMA a favore anche del vaccino di AstraZeneca. Poi sentivamo prima da Concita De Gregorio uno dei suoi ragazzi che comunque sceglie di vaccinarsi con AstraZeneca anche la seconda dose. Si può fare questo? Beh, innanzitutto occorre sottolineare che certamente la politica sta prendendo decisioni, come è giusto che sia, ma lo sta facendo ovviamente tenendo conto di quelle che sono le indicazioni scientifiche. Quando noi venerdì abbiamo preso la decisione su AstraZeneca, lo abbiamo fatto sulla base di pareri e indicazioni da parte di AIFA e del CTS, e credo che questo sia un momento in cui dobbiamo assolutamente rinnovare estrema fiducia nei confronti della scienza, che ci ha messo, ricordiamolo, a disposizione i vaccini, ed è il motivo per cui oggi finalmente il nostro paese ha imboccato un percorso di ritorno. Però scusi, sottosegretario, però sulla base scientifica di quanto detto dal CTS, ma in un certo senso senza che fosse mutato nulla da parte dell'EMA. Questo è un po' anche il punto che non... Assolutamente, però ricordiamo che parliamo, per quanto riguarda di AstraZeneca, ovviamente di un vaccino che oggi risulta essere autorizzato, ha passato tutte le fasi di approvazione, quindi è autorizzato certamente per la somministrazione dai 18 anni in su. Sulla base di evidenze scientifiche, il nostro CTS e la nostra Agenzia del Farmaco ha ritenuto opportuno dare nuove indicazioni al governo, e il governo ovviamente le ha fatte proprie, tramutandole, traducendole in decisioni e in direttive. Io credo che certamente c'è bisogno di recuperare un rapporto di fiducia tra i cittadini e i vaccini, e credo che in questo senso dichiarazioni come quelle fatte dal Presidente De Luca certamente non aiutano, perché alimentano un clima di confusione, un clima di sfiducia. Io credo che i cittadini oggi chiedano veramente una grande unità, non solo politica ma anche istituzionale. C'è bisogno di
veicolare tutti insieme un messaggio di, voglio dire, di fiducia nei confronti dei vaccini, nella consapevolezza però, che se oggi no, 80% dei nostri concittadini... Posso dire sì, un momento, certo, un momento soltanto, Concita, ti do subito la parola, però volevo obiettare però che anche le regioni, voglio dire, anche, non soltanto De Luca, che poi sentiremo in un contributo, ma anche Alessio D'Amato, l'assessore alla sanità del Lazio, hanno fatto degli open day perché era veramente molto importante raggiungere il volume ed è ancora importante raggiungere un grande volume di vaccinazioni, quindi gli open day erano autorizzati, anche se il generale Figliuolo aveva detto prima i sessantenni, questo poi apriremo un altro capitolo anche sui sessantenni che non si sa perché non si vaccinano. Concita, se volevi fare un'obiezione anche tu, così poi ridiamo la parola. Sì, volevo dire che naturalmente tutti quanti stiamo strenuamente resistendo nella nostra posizione di fiducia nella scienza, ma il problema è che le indicazioni sono contraddittorie, sono continuamente contraddittorie. Io mi scuso se riporto al mio caso personale, ma è l'unico di cui sono certa, diciamo, l'unica certezza che ho è quella che vedo, che tocco con le mani. Uno dei miei figli che fa la maturità, un altro rispetto a quello di prima, ha partecipato alla campagna vaccinale per i maturandi, prima dose, erano Pfizer e AstraZeneca. Quindi soltanto 10 giorni fa i ragazzi di 17-18 anni sono stati in massa vaccinati in quanto maturandi con la prima dose di AstraZeneca. Adesso sono passati pochissimi giorni, i ragazzi devono fare la seconda dose e le nuove direttive sono contraddittorie rispetto a quelle di 3 settimane fa. Quindi, diciamo, io la fede nella scienza, che è quasi ormai diventata qualcosa di religioso, diciamo, restiamo fermi. Il problema è che le indicazioni sono davvero sempre diverse, ma a un ritmo tale per cui, come ripeto, diventa quasi una decisione individuale quella di aderire o non aderire a un'indicazione, perché poi sai che fra 2 settimane cambierà. Sentiamo. Sì, certo, arrivavo proprio da lei, professoressa Salmaso, anche perché dobbiamo introdurre l'altro elemento. Diciamo che tutto è cambiato con la tragica morte di Camilla, la ragazza di Genova. Professoressa. Sì, c'è da dire che i dati obiettivi non sono affatto mutati nelle ultime 2 settimane. È chiaro che emotivamente abbiamo avuto veramente un pugno nello stomaco da questa tragedia di questa ragazza che doveva fare la maturità e invece è morta. Però i rischi connessi con AstraZeneca calcolati sono sempre gli stessi, cioè 1 su 100.000 in media di eventi molto rari, perché 1 su 100.000 è veramente un evento molto raro. Però questo valore è quasi il doppio nelle persone sotto i 50 anni. Quindi non è, vorrei rassicurare chiunque abbia fatto AstraZeneca che il profilo di rischio per eventi così rari comunque non è mutato, non è cambiato, non c'è niente di diverso. Quello che cambia sono le valutazioni politiche che si fanno sui dati obiettivi. A me dispiace quando si dice noi seguiamo i dati scientifici come se fosse un percorso obbligato, perché basta guardarsi intorno e si vede che in Europa con gli stessi identici dati scientifici i paesi hanno preso decisioni diverse. Cos'è cambiato allora? Cambia la percezione e il peso che uno dà ad altri contesti. In questa situazione, ad esempio, la tragica scomparsa di questa ragazza ha creato anche una corrente di opinione pubblica, anche basata sull'emotività, che ha portato a cambiare la scala dei valori delle decisioni. Ora, il problema non è cambiare decisione e prendere nuovi provvedimenti. Secondo me il problema è nella comunicazione e nello spiegare il razionale, per cui chiunque non sia d'accordo ha la possibilità di farsi un'idea. Non si può decidere cambiamo rotta senza spiegare sulla scorta di quale dato, che fino a ieri andava bene in un modo e nell'altro. Quindi da una parte dobbiamo rassicurare le persone che si sono vaccinate, che la valutazione dei rischi del vaccino non è mutata, non è più pericoloso di prima, è sempre lo stesso che abbiamo calcolato già da aprile, EMA aveva fatto già tutti i calcoli e per questo EMA continua a mantenere la sua posizione. Dall'altra, quello che è mutato è il beneficio che deriva dalla vaccinazione, perché in questo momento abbiamo un'incidenza molto più bassa, i ragazzi che prendono l'infezione non corrono il rischio di finire in terapia intensiva o se ce l'hanno è molto basso e né di decesso, quindi in qualche modo questa situazione può essere modulata.
Però è anche vero che questa situazione va spiegata, non può uscire. No, va spiegata soprattutto, un provvedimento di questo tipo. Soprattutto non deve inficiare poi la grande l'ampiezza della campagna vaccinale, perché questo resta la fiducia resta in generale in queste decisioni, certo. Perché altrimenti vediamo anche in Gran Bretagna, e poi ci arriviamo, è l'altro argomento di queste ore, la Gran Bretagna alle prese con questa variante Delta. Quindi vado anche da Nardella, prima di tornare al sottosegretario, che non essendo un presidente di regione non ha la sanità, ma è un amministratore. E allora le chiedo, qui tra comunicazione, razionalità, emotività e differenza fra scienza e politica, su questo caso lei che idea si è fatto? Beh sì, è vero che un sindaco non ha competenze sui vaccini, però ovviamente vive il clima della propria città, della comunità. Qui mi riallaccio a quello che diceva Concita De Gregorio. Sembra che sui singoli individui si scarichi il peso insopportabile di una scelta praticamente individuale su quale vaccino fare. E questo è un dato molto pericoloso, che può generare frustrazione e ulteriore sfiducia, come molti di voi hanno detto. Io però non ho capito, mi scusi sindaco, questo lo chiederei subito, perché era una domanda che avevo fatto anche prima al sottosegretario. La scelta in realtà sulla seconda dose i giovani di AstraZeneca è una scelta ancora individuale, effettivamente, è così? Ci conferma? No, assolutamente no, l'indicazione è chiara da parte del governo. Noi abbiamo indicato in maniera netta e precisa che per quanto riguarda le seconde dosi degli under 60 si procede con la somministrazione. Quindi se un giovane va lì non può scegliere. Io ho colto la palla al balzo, mi scusi per fare chiarezza su questo punto. Chiedo scusa sindaco, prego. Sì, ma infatti il punto è che questa direttiva emanata dal Ministero della Salute, sì, è necessario fare il mix di vaccini, però questa direttiva non è stata raccolta. Bisogna fare il mix, se uno il mix non lo vuole fare perché... Un momento che ci accavalliamo, allora un momento, vede che la chiarezza non c'era questo, perché... C'è un caso. Esatto, allora ci sono posizioni diverse delle regioni che generano confusione, lo avete detto anche voi, perché alcune regioni pare vogliano lasciare libertà di scelta, altre regioni hanno sospeso le vaccinazioni, altre regioni, citavate la Campania, invece si sono opposte alla decisione centrale del Ministero. Questa è la prima cosa che va risolta. Tutte le regioni devono allinearsi alle indicazioni emanate dal Ministero della Salute per non accentuare l'incertezza e la confusione. Se il Ministero della Salute ha disposto che il secondo vaccino per chi ha fatto AstraZeneca nella prima dose sia diverso, Pfizer o Moderna, questa regola deve essere applicata in tutto il territorio nazionale. Non è possibile lasciare la libera interpretazione. Esatto, in più, e mi riferisco anche alla dottoressa Salmaso, è vero che la politica cambia decisioni, ma spesso anche la tecnica e le autorità sanitarie hanno cambiato posizioni. Sulle modalità di utilizzazione di AstraZeneca, da gennaio purtroppo, 4 volte è cambiata l'indicazione sull'età delle persone a cui somministrare questo tipo di vaccino. Ecco, quindi... Ora siamo in un passaggio veramente molto delicato. Occorre che la comunità scientifica si fermi a individuare una e una sola indicazione sulle vaccinazioni. Le regioni devono necessariamente allinearsi alle decisioni dell'autorità centrale del Ministero della Salute e noi politici dobbiamo fare insieme, credo anche ai giornalisti, al mondo dell'informazione, un grande sforzo di rassicurazione. In questo senso... A mio avviso sarebbe importante che il Presidente del Consiglio Draghi, con la sua autorevolezza, con la sua capacità
parli al Paese su un tema che sta diventando cruciale e molto pericoloso, usando parole semplici, chiare e univoche. Mi sembra che abbia detto, abbia chiamato in causa, sì. No, non mi sembra, come sentiamo, Draghi direttamente, quindi non bastano, diciamo, la conferenza stampa di Speranza Figliuolo e del CTS, questo sta dicendo Nardella, certo. In sostanza. Concita, posso? Sì, e poi tutti vogliono molte cose da dire. Concita, Stefania Sommaso e poi il sottosegretario. Perché io... Prego. Diciamo, in quanto chiamata in causa come giornalista, volevo rassicurare il sottosegretario che io sarei proprio lietissima di partecipare a una campagna informativa sul vaccino, ma sono io la prima, la mattina mi sveglio e nel terrore di aver perso qualche puntata, magari uno si distrae due ore e non sa più, io stessa che vivo nel Lazio, non sono certa di quali siano le indicazioni nel Lazio rispetto alla seconda dose di AstraZeneca. Perché le informazioni che arrivano quotidianamente sono diverse. Allora io credo che il punto sia quello che ha centrato la professoressa Sommaso poco fa, e cioè non sono cambiate le condizioni scientifiche, cioè non ci sono nuovi studi, c'è soltanto un nuovo clima emotivo. E da cosa dipende? Dipende naturalmente dal fatto che noi sappiamo in teoria che c'è il rischio di un caso nefasto ogni 100.000 e continuamente siamo tranquillizzati su questo, cioè diceva la stessa professoressa Sommaso, uno su 100.000 è molto poco. Poi però, quando di quell'uno su 100.000 hai la foto e la foto viene pubblicata sul giornale e hai la biografia, allora cambia. È lo stesso uno su 100.000, ma l'impatto emotivo del volto di quella ragazza cambia la posizione, come dire, dell'opinione pubblica. Certo. Quindi l'informazione rispetto a questo stato emotivo può fare molto poco, perché che cosa è cambiato? Scientificamente niente, è soltanto cambiato che quell'uno su 100.000 ha un nome e un cognome, ma questo era nei fatti, era prevedibile, quando diciamo uno sappiamo che si tratta di una persona. Quindi come si gestisce? È difficile, come dire, pensare che il governo cambi indicazione sulla seconda dose di vaccino sulla base del fatto che c'è un'onda emotiva legata alla morte tragica di una ragazza in Liguria. Gerardo Greco. Sì, io intanto ne approfitto per fare una domanda proprio a Costa, nel senso che appunto io... vorrei poter scegliere, ma mi sembra di capire che non posso, cioè vorrei dire va bene, ma io il 29 luglio, quando devo fare il richiamo del mio primo vaccino AstraZeneca fatto a maggio, vorrei poter scegliere, vorrei potermi anche se sei sotto i 60, sì, fare la seconda dose, vorrei poter studiare e capire. Questa cosa mi sembra di intendere, Costa, che non la potrò fare, ma sarà appunto obbligatoria la scelta che mi verrà imposta dalla regione. E mi sta bene, l'accetto. La cosa però che secondo me sta venendo fuori in questo dibattito di stamattina è che con la maggiore disponibilità dei vaccini di cui noi oggi godiamo, nel senso che noi abbiamo comunque vaccinato 43 milioni di persone, questo vuol dire che tra l'altro se avessimo vaccinato tutti con AstraZeneca, solo per dare il senso dei numeri, se una persona ogni 100.000 vaccinazioni ha questi problemi di trombosi, avremo 430 persone con problemi di trombosi, con magari morti, non lo sappiamo. Se veramente è uno su 100.000, beh, la matematica è questa, sono 43 però milioni di vaccini, non abbiamo vaccinato tutti con AstraZeneca ovviamente. Certo, non so se questa è la percentuale in Gran Bretagna che hanno vaccinato tutti con AstraZeneca. La percentuale è quella che viene fuori dagli studi che sono stati citati dallo stesso Speranza. La cosa che però a me sembra di capire, sentendo Sommaso e Costa, è che comunque con una maggiore disponibilità di vaccini oggi potremmo forse cominciare a ragionare non più dell'oggettività del vaccino, ma della soggettività del vaccino, cioè tirare fuori una serie di categorie, e questo dovrebbe fare, secondo me, come dire, un governo che fa uno sforzo comunicativo, una serie di categorie anche abbastanza limitate, per cui tra i 55 e i 60 anni il mio vaccino più consigliato è AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, non lo so, non è un compito mio, però in una logica di comunicazione secondo me dovremmo spacchettare gli italiani che vanno al vaccino, non come un'intera mandria, diciamo, in colore, senza soggettività, e dargli una soggettività per età,
per una serie di malattie. Sì. E questo adesso lo possiamo fare, mentre fino a due mesi fa non lo potevamo fare perché avevamo moltissimo vaccino. Chiaro, però dobbiamo capire anche sulle dosi, sui numeri, eccetera, se anche qui forse è un questo è lo sforzo, secondo me, che dobbiamo chiedere. Io vedo che ci sono tantissime domande, abbiamo raccolto tutte quante per il sottosegretario Costa, deve parlare anche Stefania Salmaso, la professoressa, però devo chiedere a tutti di aspettare la pubblicità. Allora, sottosegretario alla salute Andrea Costa, le giro il grande volume di domande, di ricerca e richiesta di chiarimento che è arrivato da tutti gli altri nostri ospiti e che poi vanno in questa direzione. Allora, una comunicazione, se ci sarà una comunicazione più chiara, una spiegazione più chiara da parte del governo, se quindi sarà illustrata e argomentata meglio una scelta che è arrivata. E poi l'altra domanda è, che è anche drammatica e lacerante per chi abbia il compito di guidare le decisioni, e se non ci fosse stato il caso di Camilla, la ragazza di Genova, sarebbe cambiato qualcosa, sì o no, nelle scelte del governo? E poi c'è la possibilità di scegliere il vaccino, le indicazioni sono stringenti per tutti, anche per le regioni. Infine, il sindaco Nardella dice deve parlare Draghi. Beh, allora, proviamo a fare un po' di ordine e proviamo anche a dare qualche risposta. Sulla comunicazione non c'è dubbio che possiamo e dobbiamo fare di più. Dobbiamo assolutamente, insieme alle decisioni che si prendono, motivarle, sostenendole con quelle che sono i dati che portano ovviamente alle scelte. Non c'è alcun dubbio. Dico anche però che i primi a dover dare una corretta comunicazione dovrebbero essere anche gli enti istituzionali, mi riferisco alle regioni, quelle stesse regioni che oggi chiedono con forza al governo di prendere decisioni, di dare linee precise, sono le stesse regioni che qualche mese fa andavano in ordine sparso per quanto riguarda i criteri di priorità di vaccinazione. Quindi mi fa piacere che ci sia il riconoscimento da parte delle regioni, la richiesta al governo di prendere decisioni e dare le linee, e mi pare che con l'ultima circolare che è uscita la decisione l'abbiamo presa con forza, con chiarezza, abbiamo dato indicazioni chiare. Quindi attualmente le regioni credo che si debbano adeguare a quelle che sono state le scelte. Mi permetto una breve replica alla dottoressa Salmaso. Io credo che non spetti alla politica decidere quando somministrare un vaccino e a chi somministrarlo. È chiaro che la politica fa la sintesi e declina poi la scelta, ma sulla base di quelle che sono indicazioni scientifiche, nel nostro caso le indicazioni chiare da parte del CTS e da parte di AIFA. Poi giustamente ha detto correttamente anche lei, il quadro epidemiologico sta cambiando, perché siamo in una fase in cui siamo passati da una fase in cui i giovani potevano rappresentare un grande pericolo di veicolo per i nostri anziani, per le nostre fasce deboli. Fortunatamente i nostri anziani e le nostre fasce deboli oggi si trovano in una situazione in cui l'85% è vaccinato, e quindi è possibile che la scienza faccia anche valutazioni diverse in merito a quelli che sono i rapporti rischi-benefici. Credo che sia, voglio dire, un mutamento del quadro normale del quale la scienza deve prendere atto e dà indicazioni alla politica ovviamente per prendere le decisioni. Per quanto riguarda la seconda dose, e la seconda dose va circolare, è chiara, e mi pare che non sia interpretabile. Anche qui però dobbiamo fare una riflessione, non si può dire contestualmente non possiamo far sì che la scelta del vaccino diventi soggettiva perché diventa un carico di responsabilità e contestualmente chiedere al governo che prenda la decisione. Oggi siamo nella fase in cui il governo ha preso la decisione e oggi abbiamo dato indicazioni chiare su come devono essere somministrate le seconde dosi. Ricordo anche che parliamo di vaccini Johnson & Johnson e AstraZeneca per i quali c'era già una raccomandazione che abbiamo dato qualche settimana fa in merito alla somministrazione. Ora siamo in una fase in cui questa raccomandazione si è stata trasformata, mutata in una decisione più netta e una indicazione più netta. Mi pare che sostanzialmente a oggi il quadro sia sufficientemente chiaro e credo che dobbiamo utilizzare il tempo che abbiamo davanti per migliorare la comunicazione, per supportare certamente queste scelte, quindi condivido la critica sotto questo aspetto, ma mi pare che siamo in una situazione dove tutto sommato si sia fatta chiarezza. Dopodiché sul fatto che
la morte della ragazza abbia condizionato le scelte, io non mi sento di allinearmi. Io credo che le scelte giustamente siano state fatte sulla base di quelle che sono state le indicazioni scientifiche, la valutazione dei benefici. Cioè, se non fosse successo, avreste comunque interrotto gli open day per i ragazzi nelle regioni? Ma io credo che indipendentemente da quello che è successo, questa sarebbe stata la scelta, perché voglio dire, e voglio pensare che le scelte sono state fatte sulla base di studi, sulla base di evidenze scientifiche, sulla base di indicazioni chiare da parte della scienza. Questo dobbiamo pensare, e certamente questa quindi è la situazione. È una coincidenza temporale. È una coincidenza temporale. Ma, guardi, ma non possiamo pensare che il governo prenda decisione sulla base dell'emotività. Il governo prende decisione sulla base, ripeto, di evidenze scientifiche, di indicazioni chiare, dopodiché spetta a noi la responsabilità di declinare queste indicazioni in scelte precise da demandare alle regioni. Però ripeto, oggi le regioni sono in una situazione che sanno benissimo. Aspetti, perché arriviamo anche alle regioni. Arriviamo alle regioni, sì, professoressa Salmaso, aspetti. Rapidissimo. Prego. Rapidissimo, è vero che i dati sulle vaccinazioni e sui vaccini sono dati scientifici, ma il programma nazionale di vaccinazione è un atto quasi politico, perché è un'offerta pubblica, esatto, da un ente che è il Ministero, è responsabile, certo, la direzione della prevenzione. Quindi qua non stiamo discutendo della bontà o meno del singolo vaccino e dei dati scientifici, stiamo dicendo che le scelte fatte in un contesto in cui ha una grande responsabilità la parte politica, che io certo non invidio in questo momento, deve essere giustificata da un razionale per continuare a mantenere, a conquistare, a mantenere la fiducia dei cittadini. Quindi semplicemente chiedere più spiegazioni sottostante a ogni decisione. Però mi perdoni, dottoressa, mi pare che anche la scienza non abbia tenuto linee perfettamente in linea. La politica giustamente si deve assumere le proprie responsabilità. Mi pare che anche la scienza ci dovrebbe aiutare, forse con voci più univoche, a prendere le nostre scelte. Non ha la verità scolpita, senz'altro. Allora, no, se non ce l'ha la scienza, non si può neanche pretendere che ce l'abbia la politica, la verità. La politica declina e fa le scelte sulla base di indicazioni. Allora, sì, mi sembra che sia un interessante spaccato della, come dire, della drammaticità di questo momento, perché scienza e politica, torniamo sempre qui, d'altra parte è il tema che ci accompagna fin dall'inizio della pandemia. Concita De Gregorio, ti chiedo di aspettare soltanto un secondo, perché volevo fare una domanda al sindaco Nardella, in questo caso per il, diciamo così, per quello che è il polso che può avere nella sua città, naturalmente, ma insomma è uno spaccato, perché c'è una questione che comunque fa impressione. Cioè, prima diceva il sottosegretario, i giovani adesso, insomma, è minore il rischio, era importantissimo che i giovani si vaccinassero per non mettere a rischio le categorie fragili. Però resta il fatto che ci sono ancora 3 milioni di over 60, quindi nella fascia 60-70, che non sono vaccinati e che rifiutano anche di utilizzare AstraZeneca, che a questo punto è invece il vaccino che a loro non causa nessun problema in quella fascia d'età. Le chiedo, secondo lei, perché? Che cos'è scattato? Che cosa scatta? Perché c'è anche un tema di rapporto fra generazioni, secondo me, importante. Lo chiedo a lei in quanto amministratore, non in quanto possa avere la verità rivelata o sia un sociologo. No, guardi, uno dei fattori sicuramente è la sfiducia e anche una certa quota di cittadini che si rifiuta di vaccinarsi. Un recente studio della Fondazione Italia in Salute stabilisce tra il 10 e il 15% il numero di italiani che pensa di non vaccinarsi, e questo è un tema psicologico, sociale e politico molto grosso. A mio avviso bisognerà cominciare, quando la vaccinazione andrà a completarsi e mancherà ancora questa percentuale, non solo di giovani,
Bisognerà cominciare a individuare delle misure per cui solo chi avrà il certificato vaccinale potrà accedere ad una serie di strutture, penso ai teatri, ai cinema, alle palestre e quant'altro, perché la libertà individuale di non vaccinarsi non può gravare sull'interesse collettivo che è quello della salute pubblica. Questo credo che sia un principio che non possiamo assolutamente trascurare. Questo è un tema. Concede De Gregorio, vuole fare una domanda? Sì, alla professoressa Salmaso, detto che mi sembra che quasi nessuno sa quasi niente di nessun argomento, e questo sarebbe onesto dirlo, perché la scienza è alle prese con un virus nuovo e siamo, diciamo, navighiamo a vista, e la politica annaspa al seguito, o più o meno al seguito, quindi diciamo che siamo veramente, come dire, il paziente zero, no? Di questo, collettivamente. Ma io dalla professoressa Salmaso volevo sapere questo: dire via libera al mix non significa dire è obbligatorio il mix, è diverso. Via libera vuol dire che è possibile fare la seconda dose con un altro vaccino. È possibile o è obbligatorio? La seconda domanda è, poiché molte persone... No, aspetti, la seconda domanda è questa: poiché molte persone di fronte alla eventualità di cambiare vaccino preferiscono rinunciare, è più rischioso cambiare vaccino per la seconda dose o non fare la seconda dose? Come sento, allora, ipotesi che sento crescere. Le indicazioni recenti, cioè le norme, le direttive appena emanate, dicono che non si fa la somministrazione di AstraZeneca, quindi non c'è da scegliere sotto i 60 anni d'età, e questo il sottosegretario l'ha detto chiaramente. L'altra indicazione è che se allora qualche persona decide di rinunciare proprio alla seconda dose, di fatto lascia la vaccinazione in modo incompleto, soprattutto in vista delle famose varianti. La variante Delta, sono usciti degli studi in Gran Bretagna che hanno dimostrato che una sola dose di AstraZeneca riesce a proteggere abbastanza poco, circa il 30%. Con due dosi invece questo sale. Se poi ci sono, c'è un altro vaccino. Ma lei è un ragazzo giovane, cosa consiglierebbe, professoressa? Beh, lei è un ragazzo giovane, un ventenne. In questa indicazione considerato i costi benefici. Non è una scelta sua. Su questo sono d'accordo, sul fatto che la sanità pubblica si prende la responsabilità di dire fai Pfizer come seconda dose su AstraZeneca. Non è un problema del singolo, altrimenti dovrebbe studiarsi tutto quanto. Certo, prego, fa parte della responsabilità. Scusi, questo, e mi pare l'indicazione, anche cito l'intervista, no, un momento, sì, certo, intervista di Speranza oggi alla stampa, che dice questa cosa qui del mix. Scusi Salmaso, posso chiedere una cosa? Ma non avrebbe allora un senso, visto che le casistiche sono tante, siamo milioni che devono essere vaccinati, non avrebbe allora un senso chiedere al governo, a Draghi, a Costa, di declinare una serie di offerte possibili? Cioè, non sarebbe più evoluto, anche da un punto di vista epidemiologico, dire fare delle classifiche, delle graduatorie e stabilire per fasce d'età un certo tipo di prodotto, per comorbidità? In questo caso c'è una livella, no? tutti comunque con Pfizer. È per questo che la scelta è politica, e poi di fatto ogni nazione ha preso una livella sotto i 60, Nardella, sotto i 60 un po' in sospetto che noi diciamo di vaccinarsi con quello che abbiamo. Un momento, non tutti insieme perché non si capisce niente con gli scarichi. Sandra, un momento. Ha ragione il sottosegretario? Sindaco, prego. Posso parlare? Grazie. Dicevo, ha ragione il sottosegretario quando dice che qui certe valutazioni tecniche non sono della politica. L'AIFA, l'agenzia del farmaco, non è composta da politici. Il 25 maggio l'AIFA diceva la seconda dose di AstraZeneca è sicura. Due settimane dopo l'AIFA afferma non si fa più la seconda dose di AstraZeneca. Come si fa a dire che qui è la politica che prende decisioni? Abbiate pazienza. Allora, una cosa è
Una cosa è il fatto che ci sono una serie di mutamenti, il virus cambia, cioè la variante Delta, prima non si sapeva, e questi sono fattori oggettivi di cui ovviamente la scienza deve tener conto, perché i vaccini non valgono per sempre, seguono le mutazioni anche del virus, e questo è un dato scientifico. Però dobbiamo sapere con chiarezza chi fa che cosa, evitare lo scaricabarile e ammettere che ci possono essere dei cambi di valutazione delle autorità sanitarie, cioè, che sono costituite da tecnici, da esperti. Sulla base di questi cambiamenti la politica deve impegnarsi a dare delle indicazioni univoche e dei modelli organizzativi che funzionano, se no non ne usciamo. Certo, però, ma io non sono, infatti io non sono contraria al cambio di rotta in teoria, sono contraria al fatto che il cambio di rotta non sia accompagnato da una motivazione con dei numeri, con un razionale. Esatto. Perché questo è quello che esatto. Questo è quello che è mancato. Esatto. È quello, allora, che è mancato. No, non ci potete chiedere. Sì, no. prego. Non si può chiedere ai cittadini di obbedire a una direttiva senza spiegare loro perché. Il problema è sempre perché. Perché il 25 maggio la seconda dose di AstraZeneca era sicura e adesso non è più sicura? Sono passate 3 settimane. Perché qualcosa è cambiato? Certo. Ci sono delle nuove ricerche? Ci sono delle nuove scoperte scientifiche? Oppure no? Perché la professoressa Salmaso dice no, non c'è niente di nuovo. Cambia come, il rapporto, come ha detto, ovviamente. Ritorniamo alla stessa argomento. Perché ci stiamo attorcigliando rispetto a una questione che naturalmente è diventata, il sottosegretario dice che la decisione prescinde, ma che è diventata almeno mediaticamente, emotivamente più calda con il caso di Genova. Io penso che sia molto difficile negare la concomitanza di questo. Di questo elemento oggettivo. Dopodiché ci sono degli studi che c'erano, c'è qualche medico lo diceva da prima, però in realtà i dati scientifici, ripetiamo perché citiamo l'EMA, non sono cambiati, quindi sono le valutazioni che sono cambiate rispetto alla situazione, sì, quindi che cambia i numeri del rischio, ecco cambia i numeri e del la rischio. Possibilità di avere delle alternative, però scusami Gerardo, il tema è anche, e questa è la domanda che faccio al sottosegretario, è se c'è però un problema di approvvigionamento e di dosi che può ritardare e, come dire, inficiare la campagna vaccinale, perché adesso o si fa una distribuzione, appunto i 3 milioni over 60 utilizzano AstraZeneca, i giovani utilizzano Pfizer e Johnson & Johnson, i Pfizer e Moderna, oppure forse c'è qualche problema, potrebbero, e chiedo a lei, oppure le dosi sono quelle, perché se le dosi invece saranno tutte quelle previste non c'è nemmeno un problema di approvvigionamento. Le chiedo conferma di queste due cose: non c'è problema se i numeri sono confermati, ci sono dei rischi, c'è necessità di ridistribuire la campagna? Beh, non c'è dubbio che c'è bisogno di una rimodulazione di quella che sono ovviamente le dosi che consegneremo alle varie regioni. Come ha detto chiaramente il commissario Figliuolo, non ci sarà nessun ritardo in merito agli obiettivi che ci siamo dati, si parla al massimo di una settimana, ma l'obiettivo è quello di arrivare a settembre con l'immunità di gregge. È preciso che nel terzo trimestre arriveranno oltre 55 milioni di vaccini nel nostro paese e quindi le regioni saranno assolutamente messe nelle condizioni di poter riprogrammare, di poter rimodulare. Ovviamente c'è tutto un lavoro logistico da rifare per quanto riguarda soprattutto i richiami delle seconde dosi per chi ha fatto la prima con AstraZeneca, ma siamo nelle condizioni di dare ampie garanzie alle regioni sull'approvvigionamento dei vaccini e sul rispetto degli obiettivi che ci siamo dati. Gerardo. Sì, secondo me però è vero, la scienza in teoria non dovrebbe cambiare, ma la politica sì, nel senso che è cambiato il rapporto rischi-benefici. Nel momento in cui 2 settimane fa eravamo 35 milioni di vaccinati almeno con una dose, oggi siamo 42, cambiano completamente le cifre e quindi i destini anche della campagna vaccinale. Secondo me noi dovremmo abituarci
e lo chiedo a Salmaso se è vero oppure no, ha una sorta di campagna vaccinale modulare. Più andiamo avanti, più cambiano le disponibilità dei vaccini, come diceva adesso Costa, per cui io prima Pfizer non ce l'avevo, io avrei voluto, avrei preferito vaccinarmi a maggio con Pfizer, ma ho fatto il mio personale conto costi, anzi rischi, benefici, e ho detto preferisco prendere adesso AstraZeneca e poi vediamo che succede. Ecco, piano piano, diciamo, la situazione data cambia quotidianamente, anzi adesso abbiamo persino la variante Delta, quindi come dire è un evolversi continuo, e secondo me noi dovremmo abituarci a una serie di comunicazioni anche settimanali in cui si dice guardate che questa è la settimana del vaccino Johnson & Johnson, ovviamente è un eccesso il mio, però comunque sì, è modulare la campagna. Professoressa certo. Salmaso, io le aggiungo certo. anche una domanda però. Ma si sa quanti sono stati i casi di trombosi e di decesso in Gran Bretagna dove hanno usato solo AstraZeneca? Non ho il dato esatto, perché tra l'altro la Gran Bretagna, essendo uscita dall'Unione Europea, non pubblica i dati insieme a quelli dell'EMA. Certo. Quindi l'EMA se li fa dare per un accordo che c'è tra loro, però non ho dati precisi. Però hanno contribuito largamente alla casistica che l'EMA ha elaborato per fare quelle stime. È chiaro che la flessibilità, purtroppo, che viene adesso appunto menzionata, è una caratteristica costante della gestione di questa pandemia. Per questo ho detto che io non invidio per niente i politici che devono prendere decisioni, perché da una parte c'è l'incertezza e dall'altra c'è la necessità di essere flessibili, però l'abbiamo visto col cambio dei colori delle regioni, dove ogni settimana succedeva un problema perché si cambiava colore, non si sapeva cosa si poteva fare. Adesso è chiaro che con l'aggiustamento continuo della campagna di vaccinazione dovremmo essere flessibili. Quello che però io continuo a dire è che questa flessibilità e i cambi vanno assolutamente spiegati. Noi siamo partiti certo. con la campagna di vaccinazione il cui imperativo era mettiamo in salvo le persone vulnerabili e riduciamo il numero di decessi e il numero di ricoveri in terapia intensiva, se no qua non ce n'è più per nessuno, nemmeno per gli era altri, così. Malattie non si può. Certo. Allora siamo partiti con gli anziani e siamo andati sugli anziani col vaccino più efficace nei tempi minori, Pfizer agli anziani, perché erano solo 3 settimane, mentre AstraZeneca, per cui tra la prima e la seconda dose, a prescindere da tutte le altre considerazioni, ci volevano 3 mesi, quindi per arrivare alla protezione completa. Quindi avevamo un obiettivo che era chiaro e comprensibile a tutti. Poi andando a scalare abbiamo ovviamente introdotto anche altre vaccinazioni con diversi cambi di rotta. Adesso l'idea di avere, di allargare la campagna di vaccinazione ai giovani e giovanissimi che hanno dei benefici di salute molto ridotti, ma hanno dei benefici sociali enormi perché vogliono uscire, andare in giro, essere protetti, poter andare ai campi estivi, andare in discoteca, è quello che vogliono. Però in questo modo stiamo spostando l'obiettivo della campagna di vaccinazione dal proteggere le vite, salvare le vite, che ancora oggi però in Italia registriamo troppi decessi, stiamo spostandoci sulla proposta, sull'offerta vaccinale ai giovani senza aver stabilito qual è l'obiettivo finale. Però l'obiettivo, quindi da questo punto di però vista... in realtà si è detto che vaccinare i giovani era diventata una priorità, altrimenti si ricomincia tutto da capo, no? Si ricomincerà comunque, perché tanto non riusciremo a vaccinarli tutti adesso. Quello che sto dicendo è che bisognerebbe concentrare gli sforzi comunque sugli anziani, proteggendoli il prima possibile e rapidamente per ridurre, o i soggetti vulnerabili, per ridurre ancora quel carico di decessi che tutti i giorni in Italia ci viene dato. E che sono comunque di quella fascia d'età. Pubblicità. E quindi bisogna andarli a prendere. No. Certo. Pubblicità, poi dopo facciamo replicare ovviamente il sottosegretario. Pubblicità. Allora, sottosegretario Costa, le avevo tolto la possibilità di replicare causa pubblicità, prego. No, ma io alla dottoressa Salmaso vorrei fare alcune riflessioni. Non è che possiamo definire, mi perdoni, l'azione del governo e definirla flessibile in alcuni casi o improvvisazione in altri. Io credo che sia flessibile il termine giusto e credo che anche le scelte che stiamo prendendo di variare, di voglio dire modificare il piano vaccinale, e sono scelte che tengono conto ovviamente del quadro che cambia, come ha detto lei prima, ma di quelle che sono
le indicazioni e le motivazioni che certamente ci sono, perché sono convinto e non ho dubbi che sia AIFA che il CTS, quando hanno dato l'indicazione al governo, lo hanno fatto su base e dati scientifici. Devo anche dire che se però abbiamo la possibilità, di fronte a un quadro epidemiologico che sta cambiando, di ridurre ulteriormente quei eventi avversi che sono pur rarissimi, modificando il piano vaccinale e la strategia, io credo che sia una cosa buona e una scelta giusta. E poi mi perdoni, per quanto riguarda il fatto che non abbiamo obiettivo nel vaccinare i giovani, l'obiettivo è quello di arrivare all'immunità di gregge, e se non vacciniamo anche i giovani a questo obiettivo non ci arriveremo mai. Per quanto riguarda i decessi, è vero, sono ancora alti, ma anche qui dobbiamo veicolare un messaggio chiaro, dobbiamo anche dire con forza che purtroppo i decessi sono legati a cittadini che si sono contagiati, che sono da settimane in terapia intensiva, non sono legati a nuovi contagi. Perché oggi, fortunatamente, gli ultraottantenni, gli anziani, i fragili del nostro paese, grazie alle linee date in maniera precisa dal generale Figliuolo, sono sostanzialmente in sicurezza. Dobbiamo anche veicolare le corrette informazioni, sennò rischiamo anche noi stessi di alimentare confusione, e credo che non ne abbiamo assolutamente bisogno. Allora, io vorrei far sentire a questo punto le parole del governatore della Campania, del presidente della regione Campania, De Luca. Allora, noi proseguiremo con la campagna di somministrazione di vaccino Pfizer e di vaccino Moderna. Abbiamo sospeso la somministrazione di altri vaccini che hanno determinato eventi preoccupanti. E abbiamo sospeso anche la somministrazione di vaccini eterologhi a chi ha fatto AstraZeneca sopra i 60 anni. Non c'è problema, faremo il richiamo con AstraZeneca. Sotto i 60 anni avremo una linea di maggiore prudenza, perché la somministrazione di vaccini diversi non ha avuto sul piano internazionale una sperimentazione ampia. Siamo l'unico paese nel mondo nel quale la campagna di vaccinazione non fa capo al Ministero della Salute, ma a un commissario. Non va bene. In ogni paese del mondo la campagna di vaccinazione la fa il Ministero della Salute, punto. Il resto è semplicemente distribuzione materiale del vaccino. Per quanto riguarda le valutazioni medico-scientifiche, devono essere ricondotte nella piena ed esclusiva competenza del Ministero della Salute. Non devono parlare, a mio parere, neanche esponenti del Comitato Tecnico-Scientifico, dell'Istituto Superiore. Deve parlare una sola voce di un dirigente del Ministero. Poi spetta al Ministero fare le consultazioni con AIFA, con l'Istituto di Salute, eccetera. Ho chiesto anche al Ministero della Salute di eliminare da oggi in poi espressioni che nel campo sanitario non hanno senso. È raccomandato, è consigliato, si suggerisce. Nel campo medico una cosa o è autorizzata o è proibita. Punto. Allora, così De Luca, chiedo prima al sindaco Nardella, visto che è suo collega di partito, parliamo del Partito Democratico, allora intanto che ne pensa di queste posizioni, anche della linea di fare un po', di andare per la sua strada di scelta da De Luca? Guardi, io stimo molto De Luca, però la mia valutazione, come dire, non è su un piano solo personale suo, ma è in generale. Ripeto, a mio avviso, e lo dico da amministratore pubblico, le regioni devono essere più allineati con le indicazioni del Ministero della Salute. Peraltro la circolare è firmata al Ministro Speranza, quindi è vero che c'è il commissario Figliuolo, certo, ma il Ministro comunque adotta gli atti. E allora qui non è solo un tema di De Luca, guardate, mi pare che la Puglia e il Lazio spingano verso una libertà di scelta che però non è possibile a quanto abbiamo capito. La Lombardia ha sospeso in attesa di indicazioni, il Veneto addirittura sta già parlando di una terza dose. Allora qui non è un problema di De Luca, è un problema di sistema, una volta per tutte a mio avviso. Il governo centrale, anche con l'autorevolezza e la forza di Draghi, deve richiamare le regioni ad un gioco di squadra e ad assumere posizioni allineate con quelle delle autorità sanitarie e del Ministero della Salute. Chiaro.
Gerardo? No, secondo me, appunto, torniamo sempre lì, c'è bisogno di una campagna forte di sensibilizzazione, anche perché se no, di fronte a tutta questa confusione, aumenta la spinta psicologica dei Novax. Quindi certo deve parlare Draghi, certo non basta il ministro della Salute, che viene peraltro anche un po' delegittimato dal governatore De Luca in questo frammento che ci hai fatto vedere. Quindi è fondamentale fare una campagna, anche la televisione lo deve fare, tu lo stai facendo questa mattina, una campagna di informazione che sia adeguata. Secondo me deve essere sempre più differenziata, deve essere sempre più evoluta, sempre più complicata, però qualcuno la deve fare veramente. Però, sottosegretario, le regioni, insomma, sulle regioni ci sarà un intervento ulteriore, saranno richiamate, saranno convinti che comunque arrivano le dosi? Beh, assolutamente sì, non c'è dubbio che c'è bisogno di una comunicazione univoca che lanci dei messaggi tranquillizzanti di fiducia ai cittadini, e certamente le dichiarazioni del governatore De Luca non vanno certo in questa direzione, perché alimentano la confusione e alimentano il clima di sfiducia. Dopodiché vorrei ricordare al Presidente che non è Figliuolo che sta coordinando da un punto di vista delle scelte il piano vaccinale, ma il Ministero della Salute attraverso il suo Direttore Generale della Prevenzione Rezza e il Ministro Speranza. Figliuolo spetta il compito della logistica e dell'organizzazione, quindi mi pare che sia già così. Che è un rilievo, cioè Figliuolo porta sì, un rilievo che in realtà è già superato, secondo lei, questo del commissario? Basta guardare chi ha firmato l'ultima circolare dove si dice che la seconda dose su chi ha fatto AstraZeneca deve essere fatta con altri vaccini. Non l'ha firmata assolutamente il generale Figliuolo. Il generale Figliuolo è quello che si preoccupa del rifornimento, dell'approvvigionamento e dell'organizzazione logistica. Però scusi Costa, ma De Luca può dire quello che ha detto? Cioè può dire, guardate che io la seconda dose non la faccio eterologa, quindi se ti sei vaccinato per la prima dose, meno di 60 anni, con AstraZeneca, la seconda dose ti ridò AstraZeneca? Può dirlo? Cioè può contraddire in maniera evidente la circolare del Ministro della Salute? Beh, guardi, De Luca è stato colui che ha contraddetto il governo anche in altre occasioni, poi si è allineato a quelle che erano le scelte del governo. Mi riferisco quando fu fatta l'ordinanza con cui si indicò chiaramente quali erano le priorità dei nostri cittadini da vaccinare, e anche in questo caso alla fine si dovrà allineare. Se poi ci sarà bisogno di un provvedimento ulteriormente più stringente che metta le condizioni delle regioni e di non poter fare altre scelte, lo faremo. Trovo questo è il punto chiaro. Che tipo di provvedimento è? Scusa, che vuol dire? Beh, io trovo surreale che ci sia bisogno di un altro provvedimento, innanzitutto perché nel momento in cui un governo e un ministero si assume la responsabilità di dare un'indicazione chiara, è inaccettabile che una regione dica che faccia il contrario. Quindi già questo è anomalo, e mi auguro che si possa risolvere attraverso un confronto e far comprendere che questa è la scelta giusta, perché è una scelta motivata, e dovremmo anche dire le motivazioni. Quindi concordo con le sollecitazioni che sono arrivate dallo studio, così come concordo quanto detto dal direttore Greco su una modularità, su un piano che tenga conto anche delle tipologie diverse, età e quant'altro. Sono tutte osservazioni che possono portare certamente un contributo positivo. Certo è che le regioni si devono allineare a quelle che sono le indicazioni del governo, perché non si può contestualmente chiedere al governo di fare però, le scelte. Scusa, la domanda qui è altrimenti no, che detto, succede? Altrimenti fanno un provvedimento. No, voglio dire, mi pare che già 2 mesi fa, quando le regioni non si allineavano sulle priorità e che vaccinavano categorie in ordine sparso, alla fine sono stati fatto richiamati. E su quello si sono allineati. Quindi gli strumenti ci sono. Professoressa Salmaso, la variante Delta, abbiamo la notizia di ieri, le dichiarazioni di Boris Johnson che restringono ulteriormente, o meglio non riaprono, ritardano di 4 settimane la piena riapertura di tutte le attività in Gran Bretagna. Vorrei chiederle intanto se ci sono ragioni di preoccupazione, anche se sono state prese naturalmente misure per bloccare, controllare e fare, ma insomma se è un rischio grave. No, dunque anche qua va sottolineato che la scelta della Gran Bretagna, anche quella è una scelta politica locale, perché loro hanno effettivamente avuto molti meno, hanno azzerato quasi i decessi, anche le terapie intensive, però hanno avuto un incremento notevole di casi che in percentuale si sono quasi raddoppiati, però avevano dei numeri molto bassi.
Quindi in qualche modo forse nelle stesse condizioni altre nazioni avrebbero deciso diversamente. Johnson ha deciso di non ultimare la roadmap, quindi è mancato l'ultimo pezzetto, quindi il numero di persone che vanno allo stadio, ma in realtà i pub e i ristoranti sono aperti, quindi ha prolungato un po' l'ultimo percorso della strada per uscire e tornare a una vita normale. Quindi in Inghilterra questa situazione ha destato preoccupazione, è stata valutata come molto importante. Per noi ancora non abbiamo evidenza che questa variante indiana, questa variante Delta, sia arrivata massicciamente in Italia. Ci sono state segnalazioni sporadiche, noi abbiamo meno monitoraggio delle varianti che circolano. C'è da dire comunque che anche questo è un fenomeno naturale, quindi dopo la variante Delta ne uscirà variante Z, uscirà altre varianti. E quindi la raccomandazione è sempre assolutamente la stessa. Anche chi ha fatto due dosi di vaccino non ha il 100% di sicurezza di non potersi infettare e sviluppare una forma clinica che quasi sempre è abbastanza modesta, però bisogna mantenere una certa cautela, per cui in certe condizioni distanziamento e mascherine sono ancora da mantenere. Quindi non cantiamo vittoria prima del tempo. L'ultima notazione è quella che voglio dire, anche secondo me tutte le regioni devono fare la stessa cosa, perché i cittadini sono cittadini italiani in tutta la penisola. Il problema è che per generare il consenso intorno alle decisioni bisogna spiegare meglio. Torniamo alle spiegazioni, al punto di partenza. Concita De Gregorio, vorrei lasciare la penultima parola. A proposito di spiegazioni, perché quella è la questione, De Luca è molto chiaro, no? Da delle spiegazioni. Quando dice no al miscuglio, già la parola miscuglio, diciamo, declinata poi con quell'accento, fa subito un po' impressione. È molto chiaro quello che dice De Luca. Il problema non è se deve o non deve fare quello che dice il governo, il problema è che può non fare quello che dice il governo, perché noi dovremmo andare verso una riforma del titolo quinto della Costituzione perché le regioni fossero effettivamente, diciamo, fosse centralizzata a livello nazionale la gestione della sanità, della scuola, di tante altre cose. Quindi ripensare le autonomie regionali non è una questione di impressioni, è cosa può fare e cosa deve fare una regione. E quindi De Luca può fare quello che poi non è giusto. Draghi già richiamò le regioni quando sì, Gianni e la Toscana erano all'ultimo posto, ti ricordi, no? Certo. Però io su questa, sulla questione del perché, ti volevo dire una cosa, un brutto pensiero che mi è venuto tante volte in questi mesi, e cioè a me è venuto il sospetto che le decisioni della politica venissero al traino di un fattore che non abbiamo mai nominato oggi, cioè quanti ne abbiamo di questi vaccini. Quando avevamo tantissimo AstraZeneca era il momento di AstraZeneca, poi quando non avevamo, ti ricordi, Johnson & Johnson e Pfizer non arrivavano, improvvisamente è arrivata un'ondata di Pfizer, adesso si fa Pfizer come seconda dose. Cioè mi sembra che ci sia un flusso di quantità di vaccini e di conseguenza un flusso economico che un pochino orienta le scelte. Credo che sia anche in parte verso quello che conviene. Certo, in parte penso che sia fisiologico, normale, perché comunque il punto era vaccinare. È una ragione comprensibile però naturalmente bisogna tener conto anche di questo elemento. L'abbiamo. Sì, speriamo di avercene, appunto, che arrivino puntuali le dosi, questa mi sembra che sia la speranza di tutti. Io avevo delle domande anche politiche per il sindaco, in questo caso per il sindaco Nardella sul Partito Democratico. Ieri è stata giornata di tema amministrative, eccetera. Ne faccio soltanto una brevissima. Sono in crisi definitiva il modello delle primarie, glielo chiedo perché a Torino c'è stato un po' un flop, e soprattutto, diciamo, ed è un flop che ha premiato l'area, diciamo, il candidato anti-alleanza con i 5 Stelle, anti-Appendino. No, io credo che le primarie non siano in crisi. Ricordo sempre che le primarie sono uno strumento, non un dogma ideologico, uno strumento che va usato ovviamente tenendo conto delle tante specificità dei territori. Dove non c'è bisogno non si usano, ma dove c'è, come dire, un'offerta di più personalità, più candidature, è opportuno.
Sì, a Torino non hanno portato un grande seguito, ma sono convinto che in altre città avverrà il contrario. Ad esempio penso che a Bologna, dove c'è un confronto più intenso, più acceso tra i candidati della coalizione, le primarie avranno un'affluenza molto maggiore. Sul rapporto con i 5 Stelle non dobbiamo meravigliarci, perché soprattutto nelle città dove lo scontro nel governo locale, lo dico anche da sindaco, è stato forte, prendiamo proprio Roma e Torino, è evidente che diventa difficile ricomporre in due giorni quello che per 5 anni è stato come dire, un elemento di contrapposizione forte. Il PD è stato all'opposizione sia a Roma che a Torino ed è stata un'opposizione intensa, incalzante, basata su scelte anche di merito molto diverse. Quindi io credo che sia anche fisiologico che non si trovino accordi su queste realtà, a differenza di altre. Per esempio a Bologna, come sapete, nel caso della vittoria di Lepore ci potrebbe essere l'alleanza con i 5 Stelle. Cosa impariamo da questo? Impariamo che quando si parla di elezioni locali non si possono calare dall'alto alleanze precostituite in laboratorio. In passato probabilmente abbiamo spinto troppo in modo superficiale su un'alleanza con i 5 Stelle senza partire dalle specificità dei territori e dal merito, dai contenuti, dalle questioni. Chiaro. Le alleanze si costruiscono sulle idee, sulle proposte, sui valori. Chiaro, grazie al sindaco Nardella che ci ha consentito di introdurre l'ultima parte della trasmissione, perché saluto intanto gli ospiti che sono stati con noi finora, ma al posto di Gerardo Greco avremo seduto qui in studio con noi il candidato del centrodestra a Roma per il Campidoglio, Enrico Michetti. Pubblicità. Allora, come annunciato, do il buongiorno e il benvenuto a Enrico Michetti, che è il candidato del centrodestra per il Comune di Roma, per il Campidoglio. Allora, buongiorno, tante cose, buongiorno e tante cose da chiederle. Allora, innanzitutto, non ho capito bene se il titolo di Mr. Wolf se l'è dato da solo, se gliel'ha dato come Pulp Fiction, ricorderanno i telespettatori, quello che risolve i problemi, se l'è dato da solo o gliel'ha dato Giorgia Meloni? L'ho appreso in televisione. L'ha preso da anche Giorgia. Lei? Sì. Così, quindi è stato un appellativo dato sul campo. Sì. Le chiedo però se lei non sente anche il peso di essere un outsider o comunque una persona che non ha esperienza politica diretta e esperienza amministrativa in questa corsa. Beh no, esperienza amministrativa, io sono 30 anni che affianco i sindaci nelle procedure complesse. Per cui credo che in questi anni ho vissuto tante tragedie umane, tante gioie, perché i sindaci rappresentano un pochino la comunità. Io in tutte le quali sindaci lei ha? Beh, nel Lazio io credo che ci siano stati pochi comuni che non abbia difeso almeno una volta. Quindi la mia esperienza amministrativa è stare in questi ultimi 30 anni accanto ai sindaci, nelle gioie, nel periodo di stress, perché tutte le procedure. Si immagini quando si fa un piano regolatore, oppure quando i conti di un comune non tornano e si deve dichiarare il dissesto. Le procedure sono molto complesse. Quindi lei dice, io queste procedure già le conosco, e passa dall'altra parte. Esatto, per una vita l'ho passata accanto ai sindaci, e questa è la ragione per cui credo di essere stato individuato. Perché gli attestati di stima venivano proprio dalla base. E quindi è chiaro che probabilmente il Mr. Wolf è un appellativo che mi è stato, che Giorgia ha ritenuto di che fosse confacente alla mia persona proprio per questo, perché magari non siamo riusciti a fare le cose impossibili, ma spesso siamo riusciti a fare le cose molto complesse. Però proprio di questi giorni, la settimana scorsa, una polemica molto forte, perché i sindaci, tante persone intanto non lo vogliono proprio fare il sindaco, e poi perché ci sono stati dei casi tipo la sindaca che ha avuto i problemi perché aveva chiuso le mani del bambino, si erano chiuse in una porta che era ovviamente, diciamo, di responsabilità del comune, ma insomma con cause, c'è un tema di responsabilità penali o anche civili, ovviamente giudiziarie. Comunque lei
teme questo lato a Roma? Era la cosa un po' che abbiamo visto, oppure c'è stato il caso di Chiara Appendino, c'è stato i processi per Virginia Raggi? Beh, il sindaco è la riduzione ad unità di un sistema e purtroppo è gravato da una responsabilità che si chiama oggettiva, ossia anche se lui non direttamente commette un fatto, però per il fatto che lo commettano altri, lui è comunque responsabile. E questa è chiaramente una lacuna normativa a cui il Parlamento dovrà mettere rimedio. Però è vero che il sindaco, quando fa il sindaco, sposa un progetto, lui ha un sogno da realizzare. È il sogno di una comunità, lui vede il futuro e vorrebbe rappresentare la gioia dei suoi cittadini. E quindi questo in qualche misura lo porta ancora avanti e gli fa anche dimenticare un pochino il fatto di essere esposto a anche questioni che possono riguardare la responsabilità amministrativa, come diceva lei, la responsabilità contabile, la responsabilità penale. E quindi però lei se la sente, insomma, certo, sì, che si fa nei confronti della propria comunità. Senta, ma come l'ha convinto Salvini? Perché lei è diceva Giorgia, Mr. Wolf, lei è il candidato di Giorgia Meloni. No, io sono il candidato della coalizione. Ma come ha convinto Salvini convinto a superare nessuno, le resistenze? No, no. Che no, sembrava... no, sono loro no. Che mi... Io ho appreso della candidatura dalla televisione. Io no, loro li conosco tutti, cioè nel senso che poi abbiamo fatto riunioni operative e anzi, magicamente, per la prima volta tutto il centrodestra si è riunito intorno alla mia persona, alla persona della dottoressa Matone, che è un valente magistrato. Che sarà vice sindaco se lei dovesse essere eletta, e con lei non ci sono differenze di, come dire, sul lato di formazione, provenienza, che possano... No, ma di assoluta complementarietà. Il sindaco, nel momento in cui ha un buon esecutivo, può raggiungere i suoi obiettivi sicuramente meglio che se ha un esecutivo debole. Per cui per me il fatto di avere delle persone come Simonetta Matone, come Vittorio Sgarbi e altre persone... Quindi di un Vittorio profilo... Sgarbi sarà l'assessore alla cultura se lei dovesse è un profilo importante che sicuramente valorizzeremo. Ma poi ce ne saranno altri, la squadra dovrà essere di alto livello. Cioè lei presenterà una squadra a un certo punto, prima delle elezioni presenterà una squadra? Non so se riusciremo a farla prima, perché questo dovrà essere concordato con tutte le altre forze politiche. Però è chiaro che noi faremo una squadra di ampio respiro e di grande livello. Lei teme più come avversario Virginia Raggi, Roberto Gualtieri, Carlo Calenda? No, guardi, io li rispetto tutti e temo soltanto l'astensione, perché se... noi ci trovassimo dinanzi a una grande astensione, significa che non saremmo riusciti ad entusiasmare il popolo. Il popolo bisogna entusiasmarlo con i programmi, i progetti. Poi è il popolo che vota e sceglie. Però non ha, diciamo, ovviamente ci sono, lei pensa che abbia più chance Virginia Raggi o Gualtieri o... No, questo no. Francamente lei si non sente so. Non... No, ma io penso al programma, penso al progetto per Roma, penso ai cittadini di Roma. Ci arriviamo naturalmente al progetto per Roma, però non posso non farle la domanda che farei a tutti i candidati, penso che comunque saranno nostri ospiti a Omnibus, naturalmente poi ci manca ancora parecchio tempo perché è fine certo. ottobre, quindi ha voglia. Però le chiedo, se dovesse esserci un ballottaggio dove lei non riesce ad arrivare al ballottaggio, ci sono Raggi e Gualtieri, lei chi sceglie? Ma io non scelgo nessuno, no, non mi posso pronunciare in questo senso, chi vota sono i cittadini di Roma, saranno loro a scegliere. Non lei certamente... non darebbe indicazioni, il centrodestra secondo lei non darebbe indicazioni se lei non fosse al... Ogni cittadino è libero nel segreto dell'urna di esprimere la propria preferenza, questo va rispettato sempre. Lei, veniamo appunto a dei temi concreti, intanto che giudizio dà dell'amministrazione Raggi? Ma è chiaro che l'amministrazione Raggi ha avuto dei punti di debolezza, però probabilmente ogni sindaco si trova dinanzi ad una realtà e cerca di amministrarla al meglio. È chiaro che ci sono delle cose che a Roma non vanno, i trasporti, l'igiene urbana, c'è un decoro cittadino, una immagine di Roma che dovrebbe essere di città internazionale. Queste cose è chiaro che faranno parte di un programma che cercherà il rilancio della città, di mettere Roma al centro di un progetto planetario.
sia per quanto riguarda il turismo che per quanto riguarda la valorizzazione di un brand. Perché secondo lei Virginia Raggi, non è, dal suo punto di vista, non è riuscita a farlo? E dov'è che ha sbagliato, secondo lei, visto che si candida lei, se non dice appunto... Ma guardi, da cittadino potrei fare delle censure, ma da candidato devo dire che io devo rimanere un pochino terzo a questa vicenda. Io prendo la città, ecco, sicuramente nel momento in cui prendo... Come dire rimanere terzi su una cosa del perché, genere? Cioè... Perché... piuttosto che criticare gli altri, io credo che sia opportuno far chiarire o comunque presentare alla gente quali sono le proposte per porre rimedio a quelli che sono i problemi atavici di una città, perché è una città complessa da governare e quindi noi dovremmo ritrovare una pace, una grande serenità, perché poi bisogna governare tutti quanti insieme, maggioranza e opposizione. Se si riesce a trovare questa... Voglio dire, anche le opposizioni possono dare un apporto collaborativo, vanno valorizzate. C'è tanta gente che va valorizzata. Voi immaginate che Roma ha un capitale umano di 60.000 persone all'interno del contesto, cioè tra le forze, tra le risorse umane che lavorano nel Comune di Roma, nelle aziende partecipate. Poi c'è tutto un contesto di persone che hanno sofferto nella pandemia. Voi immaginate i ristoratori, gli albergatori, le partite IVA in genere. Ecco, questo contesto ha bisogno di occupazione, ha bisogno di lavoro, ha bisogno di rilancio. Bisogna occuparsi di questo. Ecco, a me di adesso quello arriviamo, che ha fatto la Raggi Calenda lo chiama poco. Il foglio del come. Adesso arriviamo al foglio del come, però intanto le chiedo subito una cosa molto precisa che secondo... Credo che, come dire, collochi già rispetto, per esempio, al grandissimo problema dei rifiuti, no? Sì. Allora, Virginia Raggi da sempre è ostile alla costruzione di un termovalorizzatore e di un impianto di smaltimento. Le chiedo se lei è d'accordo con Virginia Raggi, che noi abbiamo visto opposta anche al presidente della Regione Lazio, Zingaretti, su questo punto. Lei sta con Zingaretti o con Virginia Raggi? È per il termovalorizzatore o no? Allora, le competenze sui rifiuti, il ciclo dei rifiuti, sono competenze che spettano in parte al Campidoglio, in parte all'area metropolitana, in parte alla Regione. Io credo che gli impianti vadano fatti, ma gli impianti del riutilizzo, del riciclo e del riuso. Tutto ciò che riguarda un circuito virtuoso che trasforma il rifiuto in prodotto. Se all'interno di questa filiera bisognerà chiudere il cerchio e nel breve o medio periodo servisse un termovalorizzatore, è chiaro che ma questo lo potremo vedere soltanto nel momento... Cioè lei non sa se serve. Fermi un attimo. Sì, prego, prego, scusi. Lo vedremo soltanto nel momento in cui avremo esaminato la quantità e la qualità del rifiuto che produce Roma. Se ci sarà necessità di un termovalorizzatore, probabilmente noi nel Lazio ne abbiamo già uno, che è quello di San Vittore, a tre linee, potremmo pensare ad una quarta linea. Però scusi, le posso chiedere perché c'è bisogno ancora di una verifica di questo? Non è una cosa che a questo punto si dovrebbe sapere, serve, non serve? Una... Allora, che... il problema è che servono gli impianti per il riutilizzo, per il riciclo, per il riuso, serve una differenziata spinta, questo è l'80% delle cose che debbono essere fatte nell'immediato. Poi vediamo se di si riesce. Di chi è la colpa se non si sono fatte? Dell'AMA, della gestione, di amministratori? Ne sono cambiati una quantità? Di solito le responsabilità sono responsabilità miste, perché quando il procedimento amministrativo riguarda più enti e le responsabilità pro quota riguardano tutti gli enti, per cui riguardano il Campidoglio, l'area metropolitana e la Regione. Se non c'è una buona amministrazione, ma parlo in termini oggettivi, sul rifiuto, non mi riferisco al caso di specie, quando il rifiuto è mal gestito, sono questi tre enti che hanno una responsabilità. Senta, la destra è stata al governo della città con Gianni Alemanno. Non è stata una stagione particolarmente fortunata, ha avuto poi anche epiloghi, questioni giudiziarie, debito, eccetera. Le chiedo se c'è qualcosa, cioè se lei, come dire, vuole essere... altro rispetto a quelle esperienze, in che cosa, diciamo, l'essere di destra o di sinistra può cambiare l'amministrazione, lo stile dell'amministrazione? Io innanzitutto sono un civico, per cui sono una persona moderata. E ritengo... Però aveva fatto il saluto romano, no? No, non avevo fatto il saluto romano. Io mi era stato chiesto in una trasmissione radiofonica di spiegare il saluto dell'antica Roma. Avevo spiegato come salutava...
con la mano aperta che significava venire in segno di pace, la mano chiusa si poteva nascondere il gladio. Ho fatto una spiegazione tecnico-storica, non avevo fatto sicuramente... Quindi non si sente un uomo di destra questo... Ma io sono sicuramente l'articolo 52 della Costituzione, la fedeltà alla patria, il fatto di sentire il tricolore, di emozionarmi dinanzi all'inno d'Italia, questo lo trovo un patrimonio che condivido. Per cui se questo può essere considerato di destra, io a quel tipo di destra sono assolutamente incline. Poi certo sono una persona che ama la libertà, che ama il lavoro, che ama il progresso di uno Stato, voglio dire, nella sua però componente più democratica. Però è un elettore di centrodestra comunque, immagino. Sì, sì. Ma io beh, certo, voglio dire, senz'altro. Però insomma, cerca da quello la che capisco, anche dallo stile di questa intervista, mi sembra che lei... tenga molto a, diciamo, a rassicurare su un approccio moderato, neanche tanto di scontro con i predecessori, mi sembra, neanche... E questa è la mia vita. Io al centro della mia vita ho messo la Costituzione della Repubblica Italiana. Quindi anche per quei principi, quei valori. Le chiedo anche conto, non posso non farlo, visto che parliamo tanto di vaccini, ai noi, del caso AstraZeneca, anche un po' di confusione, ne stiamo parlando in varie puntate... di Omnibus, le chiedo però, lei diciamo è passata, è stata registrata da tutte le cronache il fatto che lei ha detto insomma che con i vaccini insomma si può anche non vaccinarsi, che invece dovrebbero insomma non, che non bisogna essere sudditi, che non si è sudditi o subalterni, leggo qui, da prendere come vacche da vaccinare coattivamente contro la propria volontà o a cui somministrare qualsiasi altra cosa come facevano con le atlete dell'Est. Ecco, insomma è un po' forte, non crede che ci sia un problema anche di responsabilità nel spingere a vaccinarsi invece? Poi lei si è vaccinato alla fine? Sì, io sono vaccinato e mi sono consapevolmente vaccinato. Però rispetto a la queste dichiarazioni. No, io rispetto. Perché lì c'era una polemica circa l'obbligo del vaccino. E lei non è d'accordo sull'obbligo? No, io non sono d'accordo sull'obbligo del vaccino. Però questo. Perché questo? Perché c'è un articolo, l'articolo 32 della Costituzione, che dice che al quarto comma che c'è la possibilità per un paese di dichiarare per il nostro paese di dichiarare l'obbligo del vaccino, ma sempre nel rispetto. E questo è il quinto comma della persona umana, per cui l'imposizione coattiva della somministrazione di un farmaco, una persona che non vuole quella somministrazione, a me sembra un'imposizione forte. Sì, però ora intanto forte. Non è coattivo per ora, però c'è un Oggi tema di c'è. Responsabilità e di condividere che venga fatta una vaccinazione. Io sono per la vaccinazione, lo sono consapevolmente, però rispetto chi... ritiene che chiunque abbia un'opinione diversa dalla mia. Sì, però non crede che siano opinioni che poi hanno però un peso sociale, cioè chi non si vaccina toglie qualcosa agli altri nella campagna. La libertà non è mai un peso sociale. Quindi anche... Il mainstream è quello che ha creato, purtroppo, quando c'è una dittatura del pensiero si creano i peggiori abomini. Però se non ci si vaccina si fa del male, perché la pandemia si gestisce con le vaccinazioni. Se dovessero essere tante, come dire, questo libere scelte di non farlo. Il suo pensiero no, e il mio pensiero. È il suo pensiero, le chiedo. Cioè, sì. Io mi sono vaccinato consapevolmente e credo nei vaccini, però non posso imporre a qualcuno la coattivamente che gli venga somministrata una sostanza, certo, che lui non vuole. Questo è il piano dell'obbligatorietà o meno. Esatto. Io però diciamo è sul... Dal punto di vista, certo, il vaccino è importante, il vaccino è risolutivo. Voi immaginate il vaccino sulla poliomielite. Quanto è stato... Se non fosse stato così a tappeto. Ma certo, ma figuriamoci. Il discorso è concettuale, cioè la libertà. Io non posso chiedere a qualcuno che gli venga somministrato con la forza, contro il suo volere, una sostanza che lui non vorrebbe che gli venisse inserita nel proprio corpo. Questo non lo posso accettare. Però io sono per i vaccini. Qual è il problema? Certo. Le chiedo anche se ha un progetto, l'ultima domanda, se ha un progetto bandiera, diciamo, se c'è un progetto come possono essere state in passato, non per Luigi Raggi che era contro, insomma, quella campagna fu molto contro le Olimpiadi, contro. Sì. Io sono per tutti gli eventi. C'è Olimpiadi. Un evento che sostenete, un progetto che sarà la bandiera del centrodestra a Roma? Ma guardi, i progetti ce ne sono tanti e magari in una sola battuta noi cercheremo di restituire alla città eterna il ruolo di Caput Mundi.
le Olimpiadi. Mi piace sono questo state... richiamo all'antichità sì, romana. Molto. Sì. E credo che le Olimpiadi sono state un'occasione persa. Grazie Enrico Michetti, grazie a voi che ci avete seguito. Linea Andrea Pancani per Coffee Break, noi ci vediamo domani, buona giornata.